Sport Point di Marco Serra, in via Nuoro 56 a Carbonia. Esclusivista dei migliori marchi dell'abbigliamento sportivo, quali Jacket, sponsor tecnico della nazionale italiana di nuoto, Sportica, per tutti gli amanti delle scarpe da calcetto, adatte per i campi in parquet e delle superfici sintetiche, e dei prodotti B-Bike per gli appassionati di ciclismo. Allo Sport Point troverete un vasto assortimento di prodotti come Adidas, Nike, Mizuno, per il calcio, calcetto, running e intimo specializzato nel campo sportivo, con i marchi Joma. Inoltre troverete i migliori guanti da portiere, Hull Sport, specialista nella distribuzione di prodotti alle società sportive, per il calcio, basket, volley e tempo libero, oltre che un vasto assortimento dell'attrezzatura ufficiale del Cagliari Calcio, con il marchio esclusivo Robe di K. Ricordate, Sport Point di Marco Serra, in via Nuoro 56 a Carbonia, telefono 0781 67 16 95. Onze Point di Stefano Cussotto e Luca Meletti, in via Dalmazia numero 34 a Carbonia. I migliori marchi del mondo sportivo, unico concessionario Onze per tutta la Sardegna, oltre al prestigioso marchio Adidas per tutti gli sport. Specialista nel settore volley con i prodotti Asics, Mizuno e Onze. Per il tennis, grandi assortimenti con abbigliamento sportivo e racchette Wilson e Babolat, oltre ad una vasta scelta per tutti gli amanti del running e dell'atletica leggera. Alla Onze Point potrete trovare offerte promozionali per tutto l'anno del 50%, con forniture mirate anche per le società sportive. Assortimenti sportivi anche per taglie forti e calzature per tutti gli sport, fino al numero 50. Ricordate, concessionari Onze Point di Stefano Cussotto e Luca Meletti, in via Dalmazia numero 34 a Carbonia, telefono 0781 670057, email onze11point@hotmail.it, sito internet www.onzepoint.it. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio di Via Nazionale a Sant'Antioco per un nuovo appuntamento in diretta su telesardegnanetwork.com. Un buon pomeriggio da Renato Scano, naturalmente, da Francesco Piras alle riprese e Carmine Basciu alla regia. Campionato di prima categoria, 22esima giornata, settima di ritorno, una partita importante, un derby del Sulcis che propone Monteponi Iglesias Porto Scuso, un testa coda interessante con le due formazioni. La Monteponi Iglesias scesa in campo con la maglia bianca e bordi rosso-blu, la formazione del Porto Scuso scesa in campo con un completo blu e bordi rossi. Il saluto ufficiale adesso a centrocampo tra le due formazioni. Monteponi Iglesias, che vuole continuare a mantenere l'alta classifica al comando appunto della graduatoria. Tre lunghezze di vantaggio alla vigilia di questa partita, con 54 punti davanti alla formazione del Guspini, formazione che certamente cerca di dare filo da torcere in questo torneo alla formazione allenata da Vittorio Corsini, che comunque in queste ultime giornate sta disputando grandissime partite, e quest'oggi affronta il Porto Scuso, certamente che cercherà di vendere cara la pelle. Subito siamo in grado di dare le formazioni delle due squadre, con la Monteponi Iglesias che scende in campo esattamente con Rubbiani, Piludu, Puddu, Corda, Granella, Meloni, Gianluca Meloni col numero 7, Ferraro, Foti, Cau, Sanna. Dalla parte opposta il Porto Scuso è sceso in campo con Sali, Sariu, Curridori, Suella, Carrus, Pinna, Fois, Santoni, Cocco, Salaris, Madedu. L'arbitro dell'incontro ha dato il via alle ostilità, con la Monteponi Iglesias che gioca in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione qui sulla tribuna stampa dello stadio di Sant'Antioco, con il Porto Scuso che subito cerca di mantenere il pallino del gioco. A centrocampo la formazione di Caria dovrà battere adesso un calcio di punizione all'altezza proprio del cerchio di centrocampo. L'apertura sulla sinistra al numero 8 Santoni. Monteponi Iglesias che purtroppo deve giocare sempre lontano dalla città di Iglesias per l'indisponibilità dello stadio, del vecchio stadio Monteponi, che deve essere rimesso un po' in sesto, per cui un campionato certamente non facile. Lotta contro tutto e tutti la squadra della Monteponi Iglesias,
che comunque si sta comportando alla grande in questa stagione. La rimessa in gioco assegnata adesso alla formazione allenata da Fabrizio Caria. Il lancio sulla corsia di destra nel tentativo di mettere in movimento Fois. La palla poi viene allontanata direttamente in out. Vediamo i giocatori del Porto Scuso che si portano adesso sulla tre quarti campo della formazione iglesiente, che tutta nella propria metà campo ripiega chiaramente a difesa della propria porta. Il calcio di punizione battuto in questo momento da Fois. La palla nell'area della Monteponi viene subito allontanata dai difensori centrali con la maglia bianca quest'oggi e bordi rosso-blu. Adesso attacca subito la squadra di Corsini sulla fascia destra con Meloni, sempre insidioso. Gianluca Meloni ha cercato chiaramente di entrare dentro l'area, si porta il pallone però al di là della linea bianca, per cui si riprenderà con la rimessa dal fondo campo con l'estremo difensore Salis pronto alla battuta lunga. Si giocano i primi minuti, siamo al secondo minuto nel corso di questo primo tempo, con il punteggio fermo naturalmente sullo 0-0. Formazioni che in apertura di gara cercano ovviamente di studiarsi, con il Porto Scuso che ha bisogno assolutamente di punti, occupando l'ultimo posto in graduatoria. 17 punti per la formazione di Fabrizio Caria, deve lottare sempre col coltello tra i denti per tentare chiaramente di recuperare, per cercare punti salvezza. Non sarà facile, ma bisogna assolutamente provarci. Adesso ci sarà una rimessa in gioco assegnata alla squadra della Monteponi Iglesias col numero 2 Piludu, ha rimesso il pallone in gioco, tentativo ancora di scatto ad opera di Meloni, viene fermato ancora in fallo laterale vicino alla bandierina che delimita il rettangolo di gioco sulla corsia di destra sul versante d'attacco. Ancora Monteponi Iglesias che cerca di controllare questo pallone difficile, il pallone termina direttamente a bordo campo. Giornata di sole qui nel Sulcis, con il bellissimo impianto di Sant'Antioco che ospita questo derby sulcitano. Rimessa in gioco qui sotto la nostra postazione ad opera del giocatore con la maglia numero 11 Madeddu, Porto Scuso che cerca di venire in avanti, fermato subito molto bene ancora dagli interdittori della formazione della Monteponi, che a loro volta cercano di ripartire da sinistra a destra con questa triangolazione. Il numero 8 Ferraro in possesso del pallone cerca lo scatto, Ferraro un tackle vincente, ancora un batti ribatti, poi allontanano il pallone i giocatori del Porto Scuso che cercano lo scatto in profondità esattamente col numero 9 Cocco. Ancora pallone che viene allontanato, recuperato bene ancora da Madeddu, allarga il gioco sulla fascia destra verso Fois, cerca l'incursione Fois, tentativo di dribbling fermato molto bene sempre da Ferraro che intanto insegue il giocatore, poi il pallone terminato direttamente a fondo campo. Si trattava però di Fabio Cau che con grande determinazione in ogni partita, veramente da gran mattatore, gioca sempre con grande impegno. Alla Monteponi Iglesias quest'anno è ben costruita dalla società del presidente Foti per tentare ovviamente la scalata in un campionato molto più importante, quello di promozione. E naturalmente la città di Iglesias merita ampiamente quel campionato, soprattutto per blasone e storia della società della Monteponi Iglesias. L'apertura sulla corsia di sinistra, stacca di testa ancora la formazione del Porto Scuso con Cocco che stava portando all'interno dell'area di rigore, il passaggio non raggiunge nessun compagno e quindi subito la formazione iglesiente che scatta sulla fascia destra, traversone in piena area, l'intervento da parte degli attaccanti dell'Iglesias, c'è il rigore in favore della formazione della Monteponi per un intervento in piena area. Visto il fallo, il direttore dell'incontro, il signor Giordano Secchi, ha visto il calcio di rigore per un fallo, una spinta probabilmente alle spalle del giocatore della Monteponi Iglesias, stava incuneando su questo traversone, e chiaramente le proteste dei giocatori del Porto Scuso. Quando siamo giunti esattamente al sesto minuto nel corso di questo primo tempo e la Monteponi Iglesias è pronta subito dal dischetto, dal tiro dagli 11 metri, esattamente con Marco Foti, il capitano della formazione rosso-blu, pronto alla battuta dal tiro dagli 11 metri. La concentrazione,
Parte il tiro e rete, il tiro da parte di Foti è terminato alle spalle di Salis che aveva ben intuito il tiro e il pallone però si è infilato a fil di palo, molto difficile l'intervento, il pallone calciato bene da Foti, raso terra, nulla da fare per l'estremo difensore Salis. È già al sesto minuto, la formazione della Montepone Iglesias passa in vantaggio 1-0, fa vedere subito la squadra di Corsini di che pasta è fatto, grande classe da parte dei giocatori della Monteponi che subito sbloccano il risultato e Porto Scuso che vede subito la gara in salita. Il tocco a centrocampo con Salaris che è appoggiato all'indietro, Porto Scuso che deve cercare di rimboccarsi le maniche nel tentativo di risalire la china, non sarà facile contro una squadra agguerrita come quella della Monteponi Iglesias che adesso riparte a centrocampo con Cau. In questa azione arretrato cerca di far ripartire la manovra offensiva sulla corsia di sinistra, esattamente si trattava di Meloni, ancora l'appoggio a Corda, il pallone però terminato direttamente a bordo campo per la rimessa in gioco all'altezza della fascia mediana in favore del Porto Scuso, rimessa in gioco che è venuta in questo istante, tentativo di scatto di Fois, il pallone però non viene controllato all'interno del rettangolo di gioco per cui è la squadra iglesiente che deve rimettere il pallone nuovamente in movimento con il fallo laterale eseguito in questo istante. La rimessa in gioco avvenuta sulla fascia sinistra, scatta ancora la formazione dell'Iglesias con il nuovo tentativo ad opera di Ferraro che però è stato fermato in fallo laterale, rimessa in gioco ancora ad opera di Puddu, l'appoggio verso Ferraro, ancora Cau, allarga il gioco dalla parte opposta dove trova smarcato Corda, fanno ripartire l'azione gli uomini di Corsini, lancio lunghissimo nel tentativo di servire ancora in profondità un compagno di squadra, finisce a terra, non c'è fallo, si prosegue con la rimessa laterale, ancora la triangolazione, sempre la Montepone Iglesias che cerca chiaramente di schiacciare nella metà campo la formazione del Porto Scuso, ancora riparte Puddu, questo appoggio però errato, non è stato raggiunto dal giocatore compagno di squadra per cui ancora in interdizione riparte sempre la Monteponi con Corda, allarga il gioco sulla fascia sinistra dove trova smarcato Puddu, la triangolazione, il passaggio all'indietro e quindi sono ancora il rosso-blu che supera la fascia centrale del campo con Cau, il motorino, il cervello di centrocampo della squadra dell'Iglesias che cerca di ripartire, attenzione, lancio in avanti, intercettano ancora bene i giocatori del Porto Scuso che poi subiscono fallo, il calcio di punizione decretato dal direttore d'incontro il signor Giordano Secchi, pallone depositato nella tre quarti campo con il calcio di punizione eseguito in questo istante da Suella, l'appoggio sulla destra dove cerca lo scatto Fois, sempre attivo, fermato in questo istante dai giocatori della Monteponi che spediscono il pallone direttamente in out, rimessa in gioco avvenuta in questo istante con Cocco che cercava di controllare il pallone, poi c'è un fallo ai danni del giocatore finito a terra, calcio di punizione sull'estrema destra in favore del Porto Scuso che sta inseguendo subito in apertura di gara, la formazione della Monteponi ha sbloccato il risultato 1-0, il vantaggio con il gol realizzato da Marco Foti su calcio di rigore al sesto minuto, calcio di punizione adesso sull'estrema destra con Santoni pronto alla battuta, tutto il Porto Scuso si porta nella metà campo avversaria, calcio di punizione calciato in questo istante molto lungo, l'intervento con tutta tranquillità dell'estremo difensore Marco Rubbiani che con tutta tranquillità rilancia il pallone in avanti, ancora l'intervento difensivo, spediscono il pallone in out, rimessa in gioco per la Monteponi con Piludu, l'appoggio all'indietro indirizzato a Corda, c'è il passaggio, il retropassaggio un po' insidioso, mette un po' in difficoltà l'estremo difensore che rilancia il pallone direttamente in out, la rimessa è per la formazione del Porto Scuso che sta portando adesso tutto in avanti a ricerca del gol del pareggio, finisce a terra Santoni, dice che non c'è fallo l'arbitro, lascia proseguire, ancora si gioca in un fazzoletto del rettangolo di gioco, riparte dalla parte opposta la squadra di casa che gioca comunque nel neutro di Sant'Antioco, sulla fascia destra lo scatto di Piludu, cerca chiaramente di incunearsi verso l'area avversaria ma c'è fallo, dice l'arbitro, un calcio di punizione decretato in favore della squadra rossoblù, il tocco in avanti, attenzione con la Monteponi che si rende ancora minaccioso, subito il tiro in diagonale, la palla che si perde a fondo campo,
Azione a sorpresa da parte degli uomini di Corsini, che hanno calciato un diagonale insidioso. Il pallone comunque è terminato a bordo campo, nulla di fatto, risultato che non cambia. 1-0 il vantaggio per la formazione della Montepuni, con il pallone adesso posizionato nella piccola area, ed è Salis, portiere del Porto Scuso, che rilancia subito in avanti. La palla sul cerchio di centrocampo, intercettata in questo momento da Suella, che alza questo pallone a campanile nel tentativo di mettere in movimento Cocco, che però viene anticipato. Ancora uno scontro a centrocampo, si prosegue con la formazione in completo blu e bordi rossi, che deve battere adesso un calcio di punizione per il fallo precedente. Esattamente Salaris, capitan Salaris, lascia però l'incarico della battuta probabilmente a Suella. Si porta tutta in avanti la squadra allenata da Fabrizio Caria, che deve assolutamente cercare di reagire a questa situazione. 1-0 il vantaggio nel derby qui a Sant'Antioco quest'oggi. Il calcio di punizione sta per essere battuto, mi pare, da Santoni. Gran botta di Santoni, la parata del portiere Rubbiani, che respinge coi pugni, e poi l'intervento difensivo dei compagni di squadra che allontanano il pallone dalla propria area di rigore. Riparte la squadra di Corsini col numero 11 Madeddu, allarga il gioco dalla parte opposta, trova smarcato ancora un compagno di squadra, allarga il gioco, attenzione, finisce a terra un giocatore della Montepuni, ma probabilmente non c'era fallo, ha visto una posizione irregolare l'arbitro, per cui il calcio di punizione già eseguito in favore del Porto Scuso, che può avanzare da destra a sinistra con Suella. Buono il suo dribbling, appoggia il suo compagno di squadra Carrus, che avanza, superato in questo momento la fascia centrale. Tentativo ancora di allungo da parte degli uomini di Caria, che poi perdono il controllo del pallone. Riparte il contropiede ancora della Montepuni Iglesias sulla fascia destra, tentativo di scatto questa volta di Meloni. Gianluca Meloni si è portato il pallone al di là della linea bianca, per cui nulla di fatto, il pallone si perde a fondo campo. Rimessa in gioco per la formazione del Porto Scuso. Rilancio che è avvenuto in questo istante, palla lunga a centrocampo. Intervengono di testa ancora i giocatori della Montepuni Iglesias, tentativo di scatto e poi ancora l'uscita del portiere. Ha anticipato l'attaccante della formazione rosso-blu della Montepuni Iglesias, per cui il pallone terminato sulle braccia del portiere, che rilancia in questo istante. Palla lunghissima dalla parte opposta, inseguono questo pallone i giocatori della squadra di casa, lasciano sfilare il pallone terminato tra le braccia di Rubbiani. Rimessa in gioco avvenuta in questo istante, adesso è lo stesso Rubbiani che allarga il gioco dalla parte opposta, pressione degli uomini di Caria che cercano di conquistare questo pallone, ma non si fanno sorprendere i giocatori dell'Iglesias, che rilanciano subito il pallone di 30 metri, palla lunghissima intercettata dal portiere. C'è l'anticipo su Sanna, su Giacomo Sanna, giocatore con la maglia numero 11 della Montepuni, è stato anticipato dall'estremo difensore del Porto Scuso. Rimesso in gioco in questo istante il pallone con centrocampo, vediamo, lotta bene Salaris, ancora lui in possesso del pallone, finisce a terra, c'è un fallo ai suoi danni, giustamente interviene l'arbitro, si lamenta un po' il giocatore con la maglia numero 10 del Porto Scuso. Calcio di punizione già battuto in questo istante, allarga il gioco sulla fascia destra, esattamente si trattava di Santoni, l'apertura indirizzata a Carrus, cerca di ripartire il Porto Scuso, ma subito molto attenti gli uomini di Corsini fermano per un istante l'azione d'attacco. Riparte ancora la formazione del Porto Scuso, questa volta tentativo di stacco aereo ad opera di Cocco, il pallone non viene raccolto e palla che termina a bordo campo. Nulla di fatto anche su questa incursione da parte dei portoscusesi, con il rilancio ad opera del portiere Rubbiani, il pallone sulla fascia sinistra intercettata bene da Puddu, che appoggia il pallone all'indietro a Granella. Al piccolo trotto adesso la formazione di Corsini si spinge in avanti superando la fascia mediana, esattamente con Piludu sempre molto attivo, sbaglia però l'appoggio Piludu, intervengono i centrocampisti del Porto Scuso, guadagnano il pallone con l'ottimo Salaris, giocatore dotato di tecnica individuale sopraffina. L'appoggio adesso all'indietro per Carrus, che con questa sciabolata cerca di servire lo stesso Salaris, che però viene inseguito molto bene con un retropassaggio ad opera di Piludu,
l'intervento di Rubiani mette in movimento ancora Cau, l'appoggio sul compagno di squadra Corda, lancio sulla corsia di sinistra dove trova smarcato il suo compagno di squadra Ferraro. Ancora Monteponi Iglesias in possesso del pallone, cerca di destreggiarsi bene la formazione di Corsini, che poi però sbaglia l'appoggio, e quindi sono ancora i giocatori in completo blu che si riportano dalla fascia mediana del campo. Lo stop col destro, poi vediamo il controllo ancora del giocatore, il nuovo tentativo in avanti ad opera di Santoni e poi l'appoggio verso il portiere, che non ha difficoltà nella presa e rimette il pallone in gioco. Sempre per l'attivissimo Piludu, a centrocampo è Cau, serve lo stesso Piludu che avanza superando la fascia centrale del campo. Questo nuovo tentativo di Giacomo Sanna, se non vado errato, ancora lui in possesso del pallone, giocatore di Sant'Antioco che sta disputando un grandissimo campionato, 18 reti finora all'attivo per Giacomo Sanna, bomber di razza. Ancora Monteponi Iglesias sul cerchio di centrocampo, cerca di venire avanti con questa nuova azione offensiva, ovviamente conservano assolutamente il controllo del pallone. Poi finalmente esce anche la formazione del Porto Scuso con questo nuovo tentativo sulla corsia di destra, l'appoggio di Ariu, cerca di trovar smarcato Fois, tentativo di traversone di Fois, il pallone che termina in angolo in favore del Porto Scuso, primo angolo per la formazione ospite che si sta spingendo naturalmente in avanti dopo aver incassato il gol esattamente al sesto minuto con Marco Foti, che ha trasformato il penalty assegnato al direttore d'incontro, il signor Giordano Secchi, in favore della Monteponi Iglesias. Attenzione adesso alla traversone in piena area, l'intervento ancora in spaccata da parte di Cau, che spedisce il pallone nuovamente in angolo, secondo angolo consecutivo in favore della squadra che deve inseguire esattamente il Porto Scuso. Sempre dall'out destro parte lo spiovente altissimo e la palla che si perde in fallo di fondo, probabilmente l'errore sul calcio d'angolo da parte del giocatore. Dovrà rimettere il pallone in gioco l'estremo difensore della Monteponi Iglesias, Marco Rubiani. Il tocco indirizzato a Piludu. Piludu controlla il pallone con tutta tranquillità. L'appoggio poi centralmente è per Corda. Sempre Piludu che si porta spessissimo in avanti. Ovviamente il giocatore con la maglia numero 2. Poi viene pressato esattamente Ferraro. Finisce a terra il calcio di punizione. Si trattava di Giacomo Sanna, calcio di punizione per la Monteponi. Attenzione, l'uscita dell'estremo difensore Salis anticipa tutti e si appresta così al rinvio, preferisce però appoggiare al suo compagno di squadra Carrus, il lancio sulla sinistra verso Madeddu che stoppa bene il pallone col petto, lo mette giù, poi il lancio improvviso ancora verso Cocco che però non riesce a controllare questo pallone difficile e il pallone che si perde direttamente tra le braccia di Rubiani. Ancora la formazione iglesiente che cerca ovviamente di macinare gioco, sta vincendo per 1-0, ma conoscendo insomma gli uomini di Corsini non sono mai appagati insomma dal risultato, lo hanno dimostrato anche a Gonnesa rifilando 7 reti nella porta gonnesina domenica scorsa. Adesso è la squadra della Monteponi pronta a questo calcio di punizione, tutto spostato sull'estrema destra, azione insidiosa ovviamente con Ferraro pronto alla battuta. Calcio di punizione, parte il traversone, poi c'è il tentativo di colpo di tacco ad opera di Giacomo Sanna, se non vado errato. Vediamo l'arbitro cosa decide, probabilmente farà ripetere l'esecuzione del calcio di punizione, per cui adesso è il giocatore della Monteponi che deve ribattere questo calcio di punizione. Evidentemente l'arbitro non aveva ancora fischiato. Sono il rosso-blu di Iglesias pronti alla battuta, tutto sull'estrema destra, il pallone sta per essere calciato con la barriera 2 formata appunto dai giocatori del Porto Scuso. Parte il traversone in piena area, staccano in testa i difensori del Porto Scuso, poi questo nuovo tentativo di tiro, la palla
termina la parte opposta, ancora un batti e ribatti, sempre la formazione della Montepone in possesso del pallone, l'apertura dalla parte opposta sulla sinistra dove c'è Puddu, ancora le finte del giocatore, anzi si trattava forse di Foti, attenzione all'incursione sempre degli uomini di Corsini, parte il traversone, un batti e ribatti e poi se la cavano i giocatori del Porto Scuso, cercano di allontanare come possono questo pallone, alzano il pallone stesso a campanile, ma sempre l'intervento da parte dei giocatori della Montepone Iglesia che cercano di attaccare a sprombattuto, si salva come può la squadra di Fabrizio Caria, gioco che prosegue adesso ripartendo dalla propria metà campo e Fabio Cau allarga il gioco, tentativo di scatto ancora da parte del numero 3 della Montepone Puddu, l'apertura dalla parte opposta, ancora l'intervento per allontanare questo pallone, poi è la squadra del Porto Scuso che cerca di venire avanti ma sbaglia tutto, Salaris consegna ancora il pallone ai giocatori in maglia bianca e bordi rosso-blu, finisce a terra il giocatore della Montepone Iglesias, Ferraro, calcio di punizione con ammonizione anche del giocatore del Porto Scuso in questo frangente, quando sono trascorsi al nostro cronometro esattamente 22 minuti di questo primo tempo, sempre Porto Scuso in vantaggio per una rete a zero grazie al gol realizzato da Marco Foti al sesto minuto sugli sviluppi di calcio di rigore trasformato con freddezza da Foti con un tiro raso terra sulla sinistra di Salis che pur ha intuito ma non è riuscito a deviare il pallone preciso calciato dal bomber e capitano Foti della Montepone Iglesias. Calcio di punizione eseguito in questo istante con il pallone che viene allontanato dai difensori del Porto Scuso, intercetta ancora bene Cau, allarga il gioco sulla sinistra, tentativo di scatto del fluidificante della formazione di Corsini che poi è finita a terra, ma l'arbitro lascia proseguire, non ha visto il fallo per cui si riprende con il rilancio del portiere e Salis che rimette il pallone lungo, palla che spiove a centrocampo, l'intervento in rovesciata ad opera di Pinna nel tentativo di mettere in movimento qualche compagno di squadra, il calcio di punizione però decretato ancora dall'arbitro dell'incontro, ha visto fallo per cui il pallone dovrà essere depositato sul manto in erba sintetica qui a Sant'Antioco, molto bello il rettangolo di gioco dello stadio di Via Nazionale, ancora questo nuovo tentativo di scatto ad opera del numero 8 Santoni che sta giocando bene e poi intercetta bene anche Granella che spedisce il pallone in avanti, attenzione allo scatto di Giacomo Sanna che però viene fermato molto bene dal numero 6 della formazione del Porto Scuso Pinna che spedisce il pallone direttamente in tribuna per cui il pallone dovrà essere rimesso in gioco con le mani dai giocatori della Montepone Iglesias che chiaramente si portano spesso e volentieri nella posizione d'attacco alla ricerca del gol del 2-0. Ancora parte questo lancio in piena aria, l'intervento difensivo dei giocatori di Fabrizio Caria che cercano di allontanare il pallone dalla propria area di rigore con Curridori, l'appoggio è per Salaris, le finte di Salaris, cerca di puntare l'avversario, ancora Salaris viene pressato da Cau che però commette fallo per cui c'è il calcio di punizione in favore del Porto Scuso. Ha tentato chiaramente l'incursione il numero 10 della formazione del Porto Scuso, è stato fermato irregolarmente, calcio di punizione che sta per essere battuto esattamente da Suella e il giocatore con la maglia numero 4 che si incarica della battuta, tutta la squadra di Caria adesso nella metà campo avversaria deve recuperare lo svantaggio, il calcio di punizione già battuto, palla in area, attenzione il tiro che termina fuori ma c'era forse la posizione irregolare con il numero 10 Salaris che è stato imbeccato bene in piena area, ha stoppato il pallone, ha calciato, la palla è terminata fuori ma c'era probabilmente una posizione irregolare per cui il calcio di punizione che sta per essere battuto da Marco Rubiani, il tocco di Rubiani indirizzato sulla fascia destra verso Piludu,
Lancio in avanti da parte del giocatore da Monteponi, attenzione allo scatto di Giacomo Sanna, l'anticipo sul giocatore del portiere Salis, che ha abbandonato la propria porta per andare ad anticipare l'attaccante della Monteponi Iglesias. Il rilancio lunghissimo a parte opposta, intercettato ancora dai giocatori in maglia bianca, che spediscono il pallone stesso al di là dei bordi del campo, sulla fascia destra, e la rimessa in gioco è per il Porto Scuso, che sta inseguendo 1-0 sempre per la Monteponi Iglesias, quando siamo giunti al 26esimo minuto nel corso di questo primo tempo. Chiaramente la Monteponi tecnicamente è superiore al Porto Scuso, lo sta dimostrando. La squadra di Fabrizio Caria gioca probabilmente più col cuore, alla ricerca di un risultato positivo. Non è facile quest'oggi contro la capolista. Adesso insiste ancora la squadra di Corsini sulla sinistra con questa nuova incursione. Seguiamo l'azione. Madeddu ha cercato di mettere in movimento il suo compagno di squadra, si trattava esattamente di Alessio Meloni, che è finito a terra. Un calcio di punizione nuovamente decretato in favore dei rossoblù di Iglesias, e Giacomo Sanna pronto alla battuta, sempre attaccante insidioso, ovviamente con le sue caratteristiche mette certamente in difficoltà le difese avversarie. Adesso sta per battere questo calcio di punizione il bomber della Monteponi, deposita il pallone sul manterboso e sta per battere questo calcio di punizione. Vediamo se cerca direttamente la porta. Giacomo Sanna sul pallone, tenta il tiro, la palla che viene ribattuta, ancora Sanna riprende, tentativo di traversone, l'uscita del portiere Salis, e spedisce di pugno il pallone direttamente in calcio d'angolo. Attendiamo la battuta dalla lunetta dell'angolo sul versante destro dell'attacco della formazione rossoblù della Monteponi. Pallone che deve essere posizionato sulla lunetta, tutto pronto per questo calcio d'angolo con Ferraro pronto alla battuta. Parte lo spiovente, il traversone in piena area, adesso il tocco da parte di un giocatore a Monteponi nella mischia furibonda, ha toccato il pallone forse Giacomo Sanna, la palla stessa si perde a fondo campo con un nulla di fatto. Anche questa nuova incursione in area da parte dei giocatori dell'Iglesias, che ovviamente stanno facendo la partita mentre il Porto Scuso cerca le ripartenze. Questo è il senso tattico finora qui sul rettangolo di gioco di Sant'Antioco in questa partita derby del Sulcis tra Monteponi Iglesias e Porto Scuso. Il rilancio sulla destra verso Fois, l'appoggio verso il centro a Santoni che supera il suo diretto avversario, tentativo di scatto, pallone che viene raccolto però dai giocatori di Corsini, che forse però hanno commesso il fallo. Così infatti l'arbitro ha visto un fallo, calcio di punizione per il Porto Scuso con Suella, giocatore con la maglia numero 4 che sta per battere questo calcio di punizione. Siamo a circa 30-35 metri dalla porta difesa a Rubiani, parte il tiro, questo spiovente, la palla che si perde a fondo campo con Rubiani, che comunque mi sembrava ben appostato, ha cercato il tiro a sorpresa il giocatore del Porto Scuso, la palla è terminata alta sulla traversa. Nulla di fatto, il rinvio è di Rubiani, l'appoggio verso il suo compagno di squadra, esattamente Piludu, Nicola Piludu, sempre molto attivo, appoggia verso il suo compagno di squadra Granella, lo scambio fra i due. Ancora Monteponi che cerca di far circolare la palla da una parte all'altra nella propria metà campo. Ancora Monteponi Iglesias in possesso del pallone, nonostante la pressione dei giocatori del Porto Scuso riescono a uscire molto bene. Sulla corsia di destra il nuovo tentativo d'attacco di Piludu, ottima l'incursione, parte il traversone, l'intervento di tacco del difensore centrale del Porto Scuso che chiaramente rimedia questa azione offensiva insidiosa spedendo il pallone direttamente in out. La rimessa in gioco con il rossoblù sempre in posizione d'attacco, stanno facendo la partita. Il lancio dalla parte opposta viene raccolto in un primo momento dalla formazione del Porto Scuso con le finte di Curridori, ma insiste adesso la Monteponi
con questa nuova azione offensiva, palla in aria e l'uscita del portiere. Era buona l'incursione di Giacomo Sanna, ma il portiere è uscito molto bene, poi ha visto anche il fallo, probabilmente il direttore dell'incontro, una posizione irregolare, per cui calcio di punizione decretato ancora una volta per il Porto Scuso. Quando siamo giunti esattamente al 31esimo minuto nel corso di questo primo tempo, 1-0 il vantaggio per la formazione rossoblu dell'Iglesias, grazie alla rete realizzata al 6° minuto da Marco Fotti su calcio di rigore. E Fabio Cau, che sempre dalla tre quarti campo fa ripartire la manovra offensiva della Montepone Iglesias. Lancio che avviene in questo istante, ancora deve uscire dai pali l'estremo difensore Salis, molto attento anche in questa circostanza, e rilancia il pallone altissimo oltre la fascia mediana del campo, il pallone che giunge sulla tre quarti campo iglesiente, tentativo d'attacco ancora ad opera di Cocco che cerca di sfondare, tentativo di tiro, la palla è ribattuta, ottimo il colpo di tacco di Salaris, gran botta da parte del numero 8 Santoni col sinistro, colpisce troppo di esterno, la palla si perde a fondo campo. Buona comunque l'iniziativa del Porto Scuso, che ci sta provando con grande coraggio, ovviamente occupa l'ultimo posto in classifica, ma finora sta giocando con grande determinazione al cospetto di una Montepone Iglesias, squadra certamente di classe, dotata di tanti giocatori veramente dai piedi buoni. Questo nuovo tentativo sulla corsia di sinistra con Marco Fotti, se non vado errato, adesso che va ad inseguire questo pallone, sempre molto generoso Fotti, giocatore con la fascia di capitano, appoggia verso Ferraro, adesso riparte il motore dell'Iglesias con Ferraro, scambia con Fabio Cau, ancora avanza l'ex giocatore del Carbonia, la triangolazione, ancora insiste Giacomo Sanna, il pallone dalla parte opposta, sempre Sanna cerca il dribbling e viene fermato al limite dell'area dai giocatori del Porto Scuso, che poi a loro volta cercano la ripartenza, non riescono nell'intento, un take il vincente, poi consente ancora all'uscita dalla metà campo dei giocatori allenati a Caria, che poi tentano questo tiro da lunga distanza, la palla si impenna sulla traversa, ancora ottima l'azione del Porto Scuso in questa circostanza con un gran tiro da parte di Santoni, e la palla che si è abbassata improvvisamente ha fatto spaventare non poco i tifosi della Montepone Iglesias e soprattutto il portiere Rubbiani, che comunque cercava di controllare il tiro. Ancora una buona azione da parte della formazione in maglia blu, che gioca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione qui sulla tribuna stampa dello stadio di Via Nazionale a Sant'Antioco. Nuovo tentativo di Madeddu, che poi va con questa lotta agguerrita col giocatore della Montepone. Escono bene i giocatori allenati da Corsini, che possono avanzare, il pallone adesso viene assegnato proprio a Meloni, giocatore velocissimo, tentativo di triangolazione da parte di Meloni, il pallone toccato da Giacomo Sanna, finito direttamente in fallo laterale, non era d'accordo su questa decisione arbitrale l'attaccante della Montepone Iglesias. Ancora il nuovo tentativo del Porto Scuso, che allarga bene il gioco sulla fascia destra, il pallone però è troppo lungo, si perde direttamente a bordo campo con Fabrizio Caria, che naturalmente sulla panchina cerca di spronare i suoi. Da sinistra a destra ancora Ferraro, cerca di verticalizzare ancora verso Meloni, pallone che viene intercettato per un istante dai giocatori del Porto Scuso, ma insiste ancora la squadra iglesiente con questo lancio in piena aria, la palla viene allontanata, inseguita da Fabio Cau, che però non riesce a controllare questo pallone. In interdizione hanno avuto la meglio i giocatori del Porto Scuso, che possono avanzare con Cocco, si porta il pallone sulla destra, ancora Cocco, l'appoggio all'indietro, viene toccato il pallone dai giocatori in maglia bianca, la rimessa in gioco è per Ariu, tentativa ancora i giocatori di Fabrizio Caria, il pallone però lanciato troppo in profondità, non viene raccolto nessun compagno di squadra, si perde direttamente tra i piedi di Rubbiani e quindi Corda appoggia a Granella, lo scambio tra i due, il pallone viene assegnato al playmaker arretrato Fabio Cau, che può avanzare, l'espertissimo giocatore, cerca chiaramente la profondità, il lancio in avanti, Marco Fotti stava per intercettare questo pallone, ancora il Porto Scuso in possesso della sfera con questo rilancio in avanti, attenzione perché c'è lo scatto, finisce a terra un giocatore in maglia blu,
non c'è fallo, non protesta comunque la formazione del Porto Scuso. E vediamo l'arbitro dell'incontro cosa decide. Ha visto probabilmente c'è stata qualche protesta. E c'è l'espulsione del giocatore con la maglia numero 10, Salaris. Peccato, Salaris è certamente un ottimo giocatore, si è innervosito evidentemente sulla decisione arbitrale, ha protestato, forse chiedeva il penalty sull'azione precedente. L'arbitro quindi ha estratto il cartellino rosso diretto indirizzato a Capitan Salaris, espulso esattamente al 38esimo minuto nel corso di questo primo tempo, con il punteggio fermo ancora sull'1-0 grazie alla rete realizzata da Marco Foti, che ha sbloccato il risultato realizzando il tiro dagli 11 metri con molta freddezza, ha battuto l'estremo difensore Salis per il vantaggio in favore della formazione di Corsini, un vantaggio comunque importante. La Monteponi chiaramente sente sempre sul fiato, il fiato sul collo del Guspini, e ovviamente deve cercare di fare il campionato a sé, non deve guardarsi alle spalle la formazione iglesiente, anche considerando il fatto che poi all'ultima giornata di campionato ci sarà proprio un Guspini Monteponi Iglesias, veramente una partita formidabile nel caso in cui insomma le due squadre ancora nell'una e nell'altra avessero già raggiunto l'obiettivo, quello della promozione. Riparte la squadra di Corsini sempre dalla propria metà campo, quando ci avviciniamo al 40esimo minuto nel corso di questo primo tempo, con Fabio Cau, allarga il gioco sulla sinistra, attacca a ventaglio adesso la squadra a Monteponi, che sta giocando comunque una buona partita nonostante il Porto Scuso ogni tanto si fa sentire, si affaccia nell'area della Monteponi Iglesias. Bisogna sempre stare attenti in ogni partita, grande concentrazione, grande determinazione, anche i primi della classe non devono mai snobbare nessuno. Il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso dai giocatori del Porto Scuso, mentre l'arbitro si avvicina a Fabrizio Caria. C'è un po' di tensione sulla panchina del Porto Scuso, ovviamente la situazione in classifica non è delle migliori per la squadra portoscusese. Sta perdendo quest'oggi nel derby contro la Monteponi e gioca con 10 uomini in campo per l'espulsione di Salaris. Seguiamo questa azione offensiva della formazione ospite quest'oggi qui a Sant'Antioco. Tentativo di traversone, il pallone si perde direttamente a bordo campo con un nulla di fatto anche in questa circostanza. Il gioco può riprendere con la rimessa laterale dall'area piccola del portiere Rubiani verso i compagni di squadra. Con questa nuova azione offensiva riparte sempre da Nicola Piludu, l'appoggio ancora in profondità con i giocatori in maglia bianca e bordi rosso-blu che chiaramente vogliono cercare di mettere al sicuro il risultato. E Piludu adesso in possesso della sfera lascia l'incarico della battuta, anzi si trattava di Meloni, ha lasciato l'incarico della battuta proprio a Piludu, e poi Giacomo Sanna protesta nei confronti dell'arbitro, viene fischiato un fallo contro al giocatore con la maglia numero 11, per cui attendiamo la battuta lunga dalla fascia sinistra del versante della formazione del Porto Scuso. Il rilancio che è stato intercettato, ancora i giocatori di Caria cercano di allontanare questo pallone in spaccata, pallone stesso che viene raccolto bene da Puddu. Ancora questo nuovo tentativo con Ferraro sul pallone, sul cerchio di centrocampo, allarga bene il gioco indirizzando la sfera a Piludu, lo scambio con Ferraro sulla tre quarti campo avversaria, cerca la profondità Ferraro, trova ancora Giacomo Sanna. Ancora questo attacco della Monteponi con Foti in possesso del pallone sulla corsia di sinistra, parte il traversone di Foti, il pallone che termina in calcio d'angolo. Monteponi Iglesias che naturalmente cerca sempre le giocate offensive insidiose, il tocco ancora verso centro area, attenzione con
gli uomini di Corsini sempre insidiosi, questa volta però sono stati attenti gli uomini di Caria che cercano di ripartire a loro volta, sempre con l'ottimo Santoni. Intercetta bene il pallone Madeddu, avanza Madeddu, fermato ancora dai difensori centrali rocciosi della Montepone Iglesias che ripartono sulla destra. Attenzione adesso a Giacomo Sanna, l'incursione in area di Sanna, l'appoggio al centro, tiro, rete, c'è il gol bellissimo, c'è il gol bellissimo in contropiede questa volta da parte del numero 7 Alessio Meloni, che ha insaccato alle spalle del portiere, veramente un gran gol con Giacomo Sanna, velocissimo, servito sulla destra, l'incursione in area dell'Ariete con la maglia numero 11 della Montepone Iglesias, ha effettuato questo traversone basso sul quale Meloni si è avventato ed ha depositato il pallone in rete per il 2-0 esattamente al 42esimo minuto nel corso di questo primo tempo. 2-0 in favore della Montepone Iglesias, che ha colpito, veramente incredibile, come un giaguaro la formazione di Corsini in contropiede, veramente straordinaria l'azione, e ha raddoppiato. 2-0 risultato all'inglese in questo primo tempo per i giocatori in maglia bianca, bordi rosso-blu quest'oggi, e Porto Scuso che chiaramente non stava giocando male, stava tentando l'impossibile per riportarsi sulla parità, e quindi questo gol gli taglia, gli spezza probabilmente un pochino le gambe sotto il profilo del morale. Ci prova ancora comunque la squadra del Porto Scuso con questo lancio in avanti sul quale però a gioco facile il difensore centrale Granella allontana il pallone sulla tre quarti campo dove c'è l'onnipresente Cau. L'appoggio sulla corsia di destra verso Giacomo Sanna, caracollante sopra la fascia centrale del campo, cerca poi di allargare il gioco sulla corsia di sinistra nel tentativo di mettere in movimento Foti, che però è stato anticipato molto bene ancora i giocatori del Porto Scuso, prima con Cocco, poi con lo scatto di Suella, supera la fascia centrale, si porta un po' appresso qualche giocatore a Monteponi, ottimo il dribbling da parte di Fois, tentativo di traversone, gran tiro, la parata di Rubbiani, ci ha provato dalla lunga distanza, un tiro cross da parte di Fois che per poco non sorprendeva Rubbiani, che da grande portiere con un balzo felino è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Ottima ancora l'azione da parte del Porto Scuso in questa circostanza. Sta perdendo sì 2-0 contro la capolista, ma buona la prestazione, ancora questo nuovo tiro, la palla che viene ribattuta sempre da destra, cerca l'incursione il numero 2 Ariu, si porta però il pallone al di là della linea bianca per cui l'azione spuma, ma reazione improvvisa anche della formazione del Porto Scuso che evidentemente non ci sta a questo risultato, vuole giocarsela col cuore, fa bene la squadra che occupa l'ultimo posto in classifica, non bisogna mai abbassare comunque la guardia fino alla fine, fin quando la matematica dice retrocessione, bisogna giocarsela, onorare il campionato. Ancora Fabio Cau, riparte la Montepone Iglesias con questo nuovo tentativo, lo scambio, doppio scambio tra Cau e il numero 3 Puddu, l'appoggio quindi a Ferraro che avanza, giocatore tecnico, cerca la triangolazione con Giacomo Sanna, anticipato, ma ancora insiste Davide Puddu, parte il traversone col destro, la palla che attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore e termina dalla parte opposta direttamente in fallo laterale. Vediamo se l'ultimo tocco è stato dei giocatori del Scuso, chiedo scusa, ma in questo momento l'arbitro manda le due formazioni al riposo. 2-0 il vantaggio per la formazione Montepone Iglesias, ribadendo i marcatori al sesto minuto Marco Fotti sugli sviluppi di calcio di rigore ha portato in vantaggio il rosso-blu della Montepone Iglesias, al 42esimo su azione da destra di Giacomo Sanna il gol di Meloni. Caffè dello Sport in via Costituente 1 a Carbonia. La caffetteria offre le migliori colazioni con pasticceria fresca artigianale, i migliori aperitivi preparati con cura da personale qualificato ed esperienza decennale. Al Caffè dello Sport inoltre i migliori snack, tramezzini, toast preparati da Sergio. Caffè dello Sport, il punto d'incontro nel centro città, il giusto relax con la massima gentilezza. Giorno di chiusura settimanale, giovedì. Ferramenta Sinzu.
Dal 1958, tintometria per la colorazione di interni ed esterni. Prodotti e sistemi vernicianti per l'edilizia, la decorazione, l'industria, la carrozzeria e la nautica. Su un'esposizione di 250 metri quadri, macchine e attrezzature per il giardinaggio firmate Alpina e Bruni. Ferramenta Sinzu, 50 anni di esperienza. Amici sportivi di telesardegnanetwork.com, ben ritrovati per i secondi 45 minuti della partita, il derby sul Citano tra Montepone Iglesias e Porto Scuso. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, primo tempo chiuso con il vantaggio della formazione rosso-blu di Iglesias per 2-0. Ricordo i marcatori al sesto minuto del corso del primo tempo sugli sviluppi di calcio di rigore. È stato il capitano della formazione dell'Iglesias, Marco Fotti, a battere l'estremo difensore Salis con un tiro raso terra angolatissimo, 1-0 su calcio di rigore in favore dell'Iglesias. Il raddoppio dopo un'azione veramente straordinaria in contropiede con Giacomo Sanna, che ha seminato scompiglio, ha effettuato un traversone in piena area sul quale si è avventato Alessio Meloni e ha depositato la palla in rete. Abbiamo adesso aperto le ostilità anche per quanto riguarda il secondo tempo con la Montepone Iglesias, che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione qui sulla tribuna stampa dello stadio di Sant'Antioco. Il gioco che riprende adesso con la rimessa dall'area piccola sul 2-0 in questo secondo tempo. Ad inizio di ripresa subito la Montepone che si rende insidiosa in attacco, viene colta però in posizione irregolare con Giacomo Sanna, per cui ci sarà un calcio di punizione assegnato in favore della formazione del Porto Scuso. Mi pare non ci siano stati cambi né da una parte né dall'altra per quanto riguarda i due tecnici, con il Porto Scuso che comunque sull'1-0 ha anche creato qualche azione insidiosa verso la porta di Rubbiani. Seguiamo il secondo tempo con grande attenzione, con la Montepone Iglesias sì che vince per 2-0, ma bisogna tenere sempre gli occhi aperti in ogni partita. Un eventuale gol del Porto Scuso potrebbe assolutamente riaprire un po' i giochi. Adesso la rimessa laterale è assegnata sulla corsia di sinistra in favore della formazione in completo blu e bordi rossi, formazione portoscusese, che deve rimettere il pallone in gioco sul lato sinistro rispetto al versante d'attacco. Dalla propria metà campo la rimessa in gioco avvenuta in questo istante, il pallone calciato adesso lungo da parte di Granella, cerca di servire ancora Giacomo Sanna che si muove veramente tantissimo, ancora all'apertura dalla parte opposta al suo compagno di squadra, esattamente il numero 8, anzi si trattava, chiedo scusa, di Meloni, Alessio Meloni. La rimessa in gioco per la formazione della Montepone Iglesias, che cerca ancora di riportarsi minacciosa in attacco. Il pallone poi lanciato lungo per vie verticali è terminato direttamente sulle braccia dell'estremo difensore, che con tutta tranquillità spedisce il pallone lungo in avanti oltre a fascia mediana, dove però è appostato ancora Fabio Cau, sempre attivissimo. Nuovamente il pallone in possesso dei giocatori del Porto Scuso, che cercano di imbastire questa nuova azione offensiva con un lancio di 40 metri sulla corsia di sinistra, sul quale però sono molto attenti i difensori centrali della formazione di Corsini, che cercano di ripartire con il numero 8. Si trattava di Cau, l'appoggio ancora sul lato destro del campo dove c'è Piludu. Ancora questa azione offensiva, Giacomo Sanna, ancora lui cerca la percussione verso l'area avversaria, l'intervento risolutore da parte dei giocatori del Porto Scuso, che guadagnano la rimessa laterale. E Suella sulla tre quarti campo che cerca di portarsi in avanti, poi l'errore, un batti ribatti, si gioca un po' a tamburello in questo momento, con il calcio di punizione però assegnato alla formazione del Porto Scuso. Ha visto un fallo il direttore dell'incontro, il signor Giordano Secchi, per cui viene in avanti ancora la squadra allenata da Fabrizio Caria. Questo retropassaggio con il controllo di Carrus, il lancio in avanti alla ricerca del numero 7 Fois, che nel corso del primo tempo ha impegnato severamente con un gran tiro l'estremo difensore Rubbiani, sempre molto reattivo. Ancora Montepone in possesso del pallone con Giacomo Sanna, che cerca di portarsi a spasso due o tre giocatori avversari.
l'intervento in spaccata, spedisce il pallone direttamente in out per la rimessa in gioco sempre per la Monteponi, esattamente con Granella, cerca di venire avanti Granella, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore degli uomini in maglia bianca di Iglesias che possono avanzare, lo scambio a centrocampo da parte di Cau che spedisce il pallone per vie laterali, il pallone adesso dalla parte opposta con la Monteponi che cerca ovviamente di attaccare al limite dell'area, lo stop di Ferraro col petto, mette giù il pallone, assegna la spalla ancora Giacomo Sanna, gran tiro, la palla che sfiora il palo, un gran tiro, se non vado errato no, non era Sanna ma probabilmente era un giocatore che si era portato in attacco, in posizione d'attacco per la Monteponi Iglesias, non sono riuscito a individuare il giocatore che ha calciato questo gran tiro col portiere ormai battuto, la palla è terminata veramente d'un soffio sul fondo. Monteponi vicinissima alla terza marcatura, ancora tentativo di lancio di 30 metri, intervengono bene i difensori del Porto Scuso, ma ancora insiste la formazione di Corsini con Sanna che poi scivola, è terminata a terra ma ha visto anche il fallo l'arbitro dell'incontro, per cui calcio di punizione in favore dei rossoblù. Il tocco di Ferraro, assegna il pallone ancora a Sanna, cerca la penetrazione Giacomo Sanna, finisce per perdere il controllo del pallone, poi insegue il suo diretto avversario, c'è il fallo ai danni del numero 4 Suella. Ricordiamo che il Porto Scuso gioca dal 38esimo minuto del corso del primo tempo con 10 uomini in campo per l'espulsione di Capitan Salaris, giocatore certamente molto interessante sotto il profilo tecnico. Adesso le proteste da parte del capitano della formazione del Porto Scuso che si è avvicinato all'arbitro per protestare, forse chiedeva un'ammonizione ai danni del giocatore che ha effettuato il fallo precedentemente, Giacomo Sanna. Fatto sta si rialza comunque prontamente, il giocatore è rimasto a terra dolorante, mi pare nulla di grave, si riprende, lascia per un attimo i bordi del campo. Nel frattempo al mio cronometro, amici sportivi di telesardegnanetwork.com, sono trascorsi 6 minuti esatti nel corso di questo secondo tempo con la Monteponi Iglesias in vantaggio per 2-0. Interviene in fase difensiva ancora l'Iglesias con Granella, Luca Granella, l'appoggio verso Ferraro, lo scambio ancora tra i giocatori di Corsini che sembrano comunque molto padroni del campo, giocano con grande tranquillità, ancora Ferraro, l'apertura sulla corsia di destra, ottimo il tocco di Meloni, Gianluca Meloni, questo nuovo contatto sulla tre quarti campo del Porto Scuso, finisce a terra un giocatore in maglia bianca, vediamo cosa decide l'arbitro, non estrae il cartellino dal suo taccuino mi pare, redarguisce verbalmente i giocatori, il giocatore che ha effettuato il fallo, per cui questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Ferraro, deposita il pallone sul sintetico qui di Sant'Antioco, la palla adesso in piena area, attenzione questo attacco ancora una volta da parte della Monteponi con Giacomo Sanna, poi la rovesciata acrobatica per liberare questo pallone, nel frattempo si è alzato anche un fastidioso vento che spira trasversalmente, ancora l'attacco da parte del Porto Scuso viene subito fermato comunque da Meloni, sempre giocatore molto veloce, riparte sulla destra, l'apertura di Fotti è errata e il pallone che è terminato direttamente in out, ricordiamo Marco Fotti autore del gol del vantaggio su calcio di rigore, un tiro angolatissimo che ha battuto l'estremo difensore Salis che comunque era riuscito ad intuire il pallone, molto angolato, non è riuscito nella deviazione vincente il portiere del Porto Scuso che poi al 42esimo è dovuto capitolare per la seconda volta grazie ad una incursione straordinaria velocissima di Giacomo Sanna sulla destra, ha seminato scompiglio, ha effettuato un traversone sul quale si è avventato molto bene Alessio Meloni e ha depositato la palla in rete per il raddoppio della Monteponi Iglesias. Porto Scuso che si butta generosamente in attacco, ovviamente deve tentare in qualche modo di sorprendere la formazione della Monteponi,
se vuole eventualmente riaprire la partita. Questa volta l'azione sfuma direttamente in out. A fondo campo la rimessa del portiere, che si incaricherà della battuta. Pronto al rinvio Marco Rubiani. Deve essere ripetuta l'operazione, il pallone in movimento e Rubiani che appoggia il pallone stesso verso il difensore centrale Granella. Avanza adesso Corda, appoggia il pallone verso Piludu. Un po' elaborata l'azione della Montepuni con Gianluca Meloni che effettua questo lancio in profondità. Attenzione, sempre Montepuni insidiosissimo in attacco in piena area. C'è l'intervento risolutore del difensore centrale Carrus del Porto Scuso, che spazza la propria area di rigore, spedisce direttamente in fallo laterale sul lato corto dell'area di rigore della formazione del Porto Scuso sull'estrema destra. La rimessa in gioco è per la formazione del Montepone Iglesias con Meloni. Ha cercato di appoggiare verso l'area, il pallone è stato spedito nuovamente in out. Rimessa in gioco ancora assegnata alla Montepone Iglesias, adesso è ancora sulla corsia di destra. Con questo gioco di gambe cerca la percussione il giocatore a Monteponi, che poi subisce forse fallo. Così è infatti, e l'arbitro decreta questo calcio di punizione proprio dal limite in favore della formazione di casa. Sulla corsia di destra vediamo sul pallone Ferraro, pronto alla battuta con la barriera composta da due uomini. Tutto il Porto Scuso ovviamente nella propria area di rigore ed è la formazione a Montepone Iglesias che cerca di schiacciare sull'acceleratore per arrotondare ulteriormente il risultato. Sul 2-0 non si ferma la formazione Corsini, come ha già dimostrato in altre occasioni. Tutto pronto per questo calcio di punizione, parte lo spiovente, l'intervento difensivo ancora dei giocatori del Porto Scuso che allontanano questo pallone, ma riparte ancora sempre la squadra della Montepone sulla corsia di destra. Parte ancora il traversone, nuovo intervento a liberare ad opera di Carrus, allontana il pallone come può, insiste ancora la formazione dei bianchi di Iglesias quest'oggi con la tenuta bianca. Parte ancora il controtraversone da sinistra, questa volta è stato Corda, ma questa volta è un assedio con il Porto Scuso veramente in difficoltà, cerca di allontanare il pallone come può, ricordiamo gioca con 10 uomini in campo. Supremazia anche sotto il punto di vista numerico dei giocatori per quanto riguarda la Montepone Iglesias. Adesso fanno circolare la palla, allargano il gioco con Cauer, riparte da destra a sinistra la formazione dell'Iglesias. Con questo nuovo attacco, gran botta, questa volta il tiro è centrale. La palla che termina direttamente tra le braccia di Salis, con il punteggio che comunque rimane fermo sul 2-0 quando siamo giunti intorno al 12° minuto del corso di questo secondo tempo. Partita sempre piacevolissima con il rosso-blu di Iglesias che ovviamente vogliono cercare il gol, il terzo gol, e il Porto Scuso che sta cercando di mantenere il campo come può. Gioca comunque a testa alta nonostante tutto la formazione di Caria e il numero 9 Cocco che adesso si destreggia molto bene, appoggia all'indietro con questo nuovo lancio in profondità ma dove nessun giocatore è appostato, e l'azione ancora dei portoscusesi sfuma direttamente sui piedi di Rubiani che fa viaggiare sempre Fabio Cao, attivissimo, è veramente lui il playmaker arretrato, spesso arretrato, fa ripartire l'azione dalla propria metà campo. Fabio Cao che conosciamo benissimo, nonostante l'età sempre in gran forma Fabio Cao. Adesso sul lato destro c'è questa nuova incursione velocissima da parte di Piludu, se non vado errato finisce a terra, l'arbitro dice però che non c'è fallo, anzi no, si trattava di Giacomo Sanna, chiedo scusa, ovviamente era Sanna che scattava sulla fascia destra in questa circostanza, è finito a terra, chiedeva il calcio di punizione, non ha ravvisato il fallo invece il direttore dell'incontro, per cui la rimessa dall'area piccola è assegnata ancora una volta a Salis. Gioco fermo con Salis che evidentemente sta attendendo il cambio. Probabilmente c'è un cambio nelle file della formazione del Porto Scuso con il rilancio del portiere
Il pallone ancora intercettato dai centrocampisti della formazione dell'Iglesias, che spediscono il pallone in avanti, ma dove nessun giocatore è ben appostato, per cui nuova rimessa in favore ancora dei giocatori del Porto Scuso. Gioco che è ripreso, ma sbagliano tutto, appoggiano il pallone stesso direttamente sui piedi dei calciatori guidati dalla panchina da mister Vittorio Corsini, che sta facendo molto bene in questo campionato. Adesso è arretrato, in posizione arretrato Ferraro, ha cercato di allungare il pallone in avanti, conquistano il pallone i giocatori ancora in maglia bianca con questa triangolazione sulla corsia di destra, cerca la percussione la formazione a Monteponi, il pallone che termina nuovamente in calcio d'angolo. Terzo angolo per la formazione rosso-blu di Iglesias, 2-0 il parziale sempre qui a Sant'Antioco allo stadio di Via Nazionale, in una partita che rimane comunque piacevolissima davanti al pubblico che ha corso quest'oggi per seguire la partita. Tutto pronto dalla bandierina, parte lo spiovente, ancora intervengono i difensori del Porto Scuso a liberare, ancora una mischia in piena area, il pallone viene alzato a campanile, è spazzato lontano, ma sempre Fabio Cao che ci prova con la sua incursione caratteristica, corsa da parte del giocatore del Monteponi, Fabio Cao, che quest'oggi veste la maglia numero 8, mentre intanto da segnalare l'ingresso in campo per la Monteponi Iglesias del giocatore con la maglia numero 18, Loddo, al posto di Gianluca Meloni, avvenuta qualche istante fa. Adesso l'appoggio all'indietro è di Granella, indirizzare il pallone verso Alessio Meloni, quindi ancora è Ferraro in possesso del pallone, l'apertura verso Corda, la triangolazione di Cau, insiste sulla fascia sinistra ancora la Monteponi, viene fermata in fallo laterale, la rimessa in gioco avvenuta in questo istante con Cau, che pressato deve assolutamente appoggiare il pallone all'indietro per i difensori centrali che imbastiscono questa nuova azione offensiva verso Ferraro, che lancia il pallone verso l'area. La palla che viene allontanata dai difensori del Porto Scuso, possono avanzare con Carrus, anzi no, si trattava di Suella. Il pallone poi è terminato direttamente in out, sempre sulla corsia di sinistra rispetto al versante d'attacco della formazione del Porto Scuso, che deve rimettere il pallone in gioco in questo istante, sempre nella propria metà campo, fa ripartire questa nuova azione. Con il rilancio incoccia il corpo però di un giocatore della Monteponi, il pallone nuovamente in out. 16 minuti e 30 secondi, amici sportivi di tsn.com, la televisione nel mondo sul web, che mostra le partite della Monteponi Iglesias, del Sant'Antioco Calcio e del Carbonia Calcio in diretta. Un grazie naturalmente al nostro regista Carmine Basciu e agli operatori Francesco Piras e Luca Leinardi per il gran lavoro svolto. Ancora la Monteponi Iglesias in possesso del pallone, sempre per vie centrali, Fabio Cau appoggia a Ferraro, lascia sfilare ancora sulla corsia di destra, mantengono costantemente il controllo del pallone, adesso Giacomo Sanna poi ha un controllo difettoso, viene fermato e sono i giocatori con un completo blu e bordi rossi, quelli del Porto Scuso, che a loro volta ci provano sulla corsia di sinistra. Ma veramente non hanno forse più la forza né mentale né atletica dopo questo svantaggio di 2-0 per poter insidiare probabilmente la porta difesa da Rubiani. Staremo a vedere da qui alla fine della partita. Ancora da destra a sinistra ci prova ancora Giacomo Sanna, viene inseguito Sanna, in spaccata viene fermato dal numero 8 Santoni, e ancora sulla sinistra ci prova Madeddu, ancora lui, anzi forse si trattava di Cocco, finito a terra, l'arbitro però non ravvede il fallo, lascia proseguire, quindi sono ancora i giocatori di casa che cercano di venire avanti, il pallone è terminato in out, la rimessa laterale in favore della Monteponi Iglesias. Rimessa laterale che è venuta in questo istante,
Il pallone intercettato nuovamente da Cau, che con questa sciabolata lancia il pallone sulla corsia di sinistra, dove ha toccato il pallone Danilo Loddo, poi ancora lo insegue il numero 5 della formazione della Montepone-Iglesias. Si trattava di Granella, che è stato però fermato in out sulla sinistra vicino alla bandierina che delimita il rettangolo di gioco. La rimessa in gioco è avvenuta in questo istante con Foti, che però non è riuscita a controllare il pallone. La palla stessa si perde nuovamente in out, ma questa volta la rimessa è assegnata proprio alla formazione del Porto Scuso, che ci sta provando, naturalmente sta facendo quello che può. Con in campo per il Porto Scuso anche con il numero 13 Pinna. Anzi, si tratta, chiedo scusa, non si tratta di Pinna, ma vi daremo magari più avanti il nome del giocatore che ha fatto il suo ingresso in campo qualche minuto fa per la formazione del Porto Scuso, con Danilo Loddo che adesso si rialza, si lamenta un pochino anche per questo fallo e i suoi danni. Sul vertice sinistro dell'area della formazione del Porto Scuso si incarica della battuta Giacomo Sanna, tutto pronto per questo calcio di punizione quando siamo intorno al 20° minuto della ripresa. Sempre 2-0 il vantaggio, con Sanna pronto alla battuta, e c'è il gol, e c'è il gol di Giacomo Sanna. Bellissima l'esecuzione del giocatore, forse un po' sorpreso dal tiro il portiere Salis, e c'è la terza marcatura per la Montepone Iglesias, che mette a questo punto al sicuro il risultato 3-0 esattamente al 21° minuto nel corso della ripresa, con Giacomo Sanna che ha marcato anche quest'oggi il tabellino, puntuale con il gol, 19° gol in campionato per Giacomino Sanna, autore veramente di un'azione spettacolare nel corso del secondo gol della Montepone, e in questa circostanza ha fatto vedere che è anche un gran battitore su calci piazzati. Ha spedito la palla in rete, battendo così per la terza volta il portiere Salis. 3-0. A questo punto veramente partita in salita per il Porto Scuso. Sul 2-0 certamente un gol poteva eventualmente anche riaprire un pochino le danze. Questo 3-0 spezza definitivamente le gambe alla formazione di Fabrizio Caria, che ovviamente quest'oggi affronta una formazione, quella da Montepone Iglesias, molto agguerrita, che vuole assolutamente la vittoria. Forse sono altre le partite nelle quali la squadra di Caria deve cercare punti. Attenzione ancora a Giacomo Sanna, che sta veramente imperversando, finisce a terra il giocatore nato a Sant'Antioco, che veste la maglia della Montepone Iglesias e che sta disputando veramente un grandissimo campionato. Non c'è fallo, dice l'arbitro, per cui assegna la rimessa dalla piccola area, con il Porto Scuso che ovviamente cerca di controllare il pallone, ma la Montepone Iglesias veramente non si ferma. Adesso è Danilo Loddo in possesso del pallone, cerca lo scatto Danilo Loddo, viene servito Sanna, parte il traversone, l'intervento difensivo con la diagonale da parte del capitano della formazione del Porto Scuso, che spedisce il pallone direttamente in calcio d'angolo. Si trattava di Corridori, ha spedito la palla direttamente al di là della linea bianca. La rimessa in gioco dalla bandierina per la formazione a Montepone Iglesias, che sta vincendo per 3-0. Ricordo i marcatori: nel corso del primo tempo al sesto Foti, al 42° Alessio Meloni, nel corso della ripresa esattamente al 18° minuto, anzi al 20° minuto, è stato Giacomino Sanna a realizzare. C'è ancora un gol per la Montepone Iglesias, con vediamo il giocatore Giacomo Sanna che va in marcatura, ma forse c'è una deviazione da parte del giocatore con l'autorete di Carrus, probabilmente è stato lui a toccare, anche se secondo me insomma il gol sarebbe da attribuire comunque a Giacomo Sanna, visto e considerato che ha deviato la palla verso la rete, forse un leggero tocco di Carrus.
Fatto sta che subito è arrivato il quarto gol. Avevo detto, insomma, una Montepone Iglesias che non si ferma davanti a nessuno, non ha pietà, ma è giusto così. Nel calcio bisogna giocare sempre, non bisogna fermarsi. Abbiamo visto anche a grandi livelli squadre al termine del primo tempo in vantaggio per 3 reti fermarsi nel corso della ripresa, essere raggiunte ed anche superate. Lo abbiamo visto veramente anche nei campi della Serie A, per cui fa bene la Montepone Iglesias a non mollare mai, nonostante il risultato numerico, insomma, sia notevole al cospetto del Porto Scuso, che ovviamente si trova in seria difficoltà con 10 uomini in campo. È ancora la formazione di Corsini, quando siamo giunti al 24esimo minuto del corso del secondo tempo, in vantaggio per 4-0. Il poker per i ragazzi di Corsini, ancora ci provano sulla corsia di destra, parte il traversone in aria con Giacomo Sanna che è veramente scatenato, parte il traversone, l'intervento difensivo dei giocatori del Porto Scuso che allontanano il pallone come possono, con l'intervento ancora sulla tre quarti campo ad opera del numero 11 Madeddu, finito a terra, c'è il fallo e c'è anche il cartellino giallo tirato fuori dal direttore dell'incontro, il signor Giordano Secchi, ha mostrato il cartellino giallo al giocatore da Montepone Iglesias che in questa circostanza ha effettuato il fallo, per cui si riprende con questo calcio di punizione, partita ormai chiusa sotto il profilo del risultato. Vediamo se la Montepone avrà ancora la forza e la voglia anche di attaccare ancora per realizzare altre marcature. Adesso ci prova generosamente il Porto Scuso con questa azione personale da parte del numero 5 Carrus, se non vado errato, anzi no, si trattava di Santini. Adesso vediamo, c'è un cambio nelle file della Montepone Iglesias sul 4-0. Vediamo, abbandona il rettangolo di gioco il numero 2 Ariu, sostituito probabilmente dal fratello, insomma due Ariu giocano nella Montepone Iglesias, chiedo scusa, non Ariu, ma si trattava esattamente di Musiu, chiedo scusa, un po' di confusione anche per il sottoscritto. Chiediamo scusa naturalmente per la defaillance. Musiu al posto di Piludu per la Montepone Iglesias, esattamente al 26esimo minuto nel corso di questo secondo tempo. Interviene sul pallone Corda, può avanzare Corda, l'appoggio sulla corsia di destra. Ci prova ancora con Danilo Lodo, spostato sulla corsia di destra, viene colto probabilmente in posizione irregolare. Non si tratta di Corda, bensì proprio di Musiu in questa circostanza. Il calcio di punizione in favore del Porto Scuso, che adesso sta per battere questo calcio piazzato. Il lancio lungo all'altezza fascia mediana, il pallone che poi termina direttamente a bordo campo. Ci sarà la rimessa in gioco per la Montepone Iglesias, l'appoggio all'indietro con Fabio Cao, sempre lui in possesso del pallone, fa partire questo lancio lunghissimo di 40 metri, l'anticipo però dei giocatori del Porto Scuso che possono avanzare con Fois, tentativo di triangolazione, ci prova ancora ad allungarsi la formazione Porto Scusese, ma il lancio non è preciso e termina direttamente a bordo campo con la Montepone che con tutta tranquillità da destra a sinistra a ridosso della propria area di rigore fa ripartire questa nuova azione con Ferraro in posizione arretrata, il lancio per vie verticali nel tentativo di mettere in movimento Giacomo Sanna anticipato in questa circostanza, e quindi sono gli uomini del Porto Scuso che si riversano nella metà campo avversaria con questa nuova triangolazione. Lo stop di Cocco, deve indietreggiare, appoggiare il pallone stesso verso Suella, anzi no, Carrus, si trattava di Carrus, ma Giacomo Sanna cerca ancora di
attaccare sulla sinistra, attenzione alla percussione, l'uscita del portiere, la porta è sguarnita e c'è l'intervento ancora falloso, però questa volta di Giacomo Sanna, ci ha provato sulla corsia di sinistra, una nuova incursione minacciosa verso la porta difesa da Salis, non è stato preciso il passaggio arretrato, per cui in questa circostanza è sfumata l'azione d'attacco della Montepone Iglesias, che comunque ogni qualvolta si affaccia verso la porta difesa da Salis si rende sempre molto pericoloso. Stiamo giunti al 28esimo minuto nel corso di questo secondo tempo, sempre 4-0 il vantaggio della Montepone, partita che è ormai chiusa con il punteggio per quanto riguarda la vittoria, insomma non ci sono più discussioni per la formazione di Corsini. Chiaramente ancora c'è tanto tempo ancora per prima di finire la partita, 16 minuti allo scadere, con Giacomo Sanna che si porta il pallone al di là della linea bianca sotto la nostra postazione, per cui ci sarà rimessa in gioco ancora una volta per il Porto Scuso sulla fascia destra, deve rimettere il pallone in gioco Ariu, anzi no, si tratta di Curridori, mentre adesso anche un altro cambio, sta entrando per la Montepone Congia, la rimessa in gioco per la formazione del Porto Scuso, rimessa in gioco è venuta in questo istante, il pallone sui piedi del giocatore del Porto Scuso che cerca di avanzare, si tratta di Cocco, allarga il gioco sulla corsia di sinistra, pallone che deve essere inseguito esattamente da Santoni, l'apertura dalla parte opposta, ma veramente ha scarse idee, dobbiamo dirlo, insomma la formazione di Caria che si vede chiaramente in netta difficoltà sotto di 4 reti, non è facile con il morale sotto i tacchi giocare insomma contro una formazione da Montepone Iglesias che sta comandando la partita ed anche l'intero campionato. Ancora la squadra di Corsini che a questo punto cerca ovviamente di far passare il tempo, sta facendo girare un po' il pallone, certamente ogni qualvolta poi cerca l'affondo, si rende sempre pericoloso verso la porta difesa da Salis, ancora questo nuovo tentativo in attacco, il pallone che viene allontanato per un istante, ma sempre Montepone in versione offensiva, parte il traversone, c'è l'uscita del portiere che allontana il pallone come può, Loddo cerca il controllo un po' difettoso e allontana ancora il pallone i giocatori del Porto Scuso, subito pressati, interviene molto bene ancora Granella, l'apertura sulla fascia destra, viene colto probabilmente in posizione irregolare in questa circostanza Foti, per cui calcio di punizione in favore del Porto Scuso che da sinistra a destra cerca di imbastire generosamente azioni ed attacco, chiaramente ormai non ha forse più la forza per cercare di creare qualcosa di veramente insidioso verso la porta difesa da Rubiani, sotto il profilo dell'impegno comunque da lodare i giocatori guidati dalla panchina da Fabrizio Caria. Ancora ci prova la squadra rosso-blu di Iglesias, cerca di venire avanti, questa volta spezzata l'azione d'attacco, un batte e ribatte a centrocampo, Fabio Cau in interdizione guadagna questo nuovo pallone, lo affida a Giacomo Sanna che da quella posizione è sempre molto insidioso, ancora Sanna questa volta incespica sul pallone e perde il tempo e favorisce così l'inserimento ancora ai giocatori del Porto Scuso che cercano il lancio in contropiede, nulla da fare perché è molto attento Rubiani, esce dalla propria porta, agguanta il pallone e quindi lo rimette in gioco sui piedi di Granella, avanza la formazione di Fabio Cau, insomma giocatore espertissimo, prende un po' per mano chiaramente la squadra rosso-blu, Fabio Cau, Iglesiente Doc, adesso a Porto Scuso nuovamente in possesso del pallone da ridosso della propria area di rigore, partita che chiaramente è scemata pian piano viste le 4 reti nella porta della formazione del Porto Scuso, sotto il profilo spettacolare veramente c'è poco da dire, con la vittoria già in tasca l'Iglesias cerca chiaramente un po' di far passare i minuti, anche se ogni qualvolta
cerca l'affondo, trova sempre dei varchi insidiosi verso la porta di Salis. Il pallone è controllato ancora sulla tre quarti campo, con questo lancio poi il pallone termina direttamente in out. Rimessa in gioco assegnata il rosso-blu, anzi forse c'è il cambio, vediamo cosa accade. Ci sono intanto dei cambi sul rettangolo di gioco con Musiu, Congia e Loddo che sono entrati per la Montepone Iglesias, mentre per quanto riguarda il Porto Scuso da segnalare l'ingresso in campo di Ariu, Soggia e Maccioni, ma anche l'espulsione, ricordiamo, nel corso del primo tempo al 38esimo di Salaris, che ha creato chiaramente maggior disagio alla formazione di Caria, che già affronta la formazione capolista del torneo. In più ha dovuto giocare già dal termine, quasi allo scadere del primo tempo, con 10 uomini sul rettangolo di gioco per la perdita di Capitan Salaris. Rosso diretto per lui, ha terminato anzitempo la partita. Il rilancio che è avvenuto in questo istante con il pallone nuovamente a centrocampo, Porto Scuso che si affaccia nella metà campo avversaria, cerca l'incursione verso l'area con il numero 11 Madeddu, si combatte su questo pallone, lo riesce a conquistare sempre Madeddu, l'appoggio all'indietro dove però non riescono a trattenere questo pallone, ancora Montepone Iglesias che cerca lo scatto molto bene con Foti, che è un giocatore veramente molto veloce e anche tecnico. Ancora Danilo Loddo, sempre insidioso alla Monteponi, cerca l'affondo e c'è l'uscita del portiere. Buona l'azione, tutta di prima. Hanno cercato chiaramente di mettere in movimento l'attaccante della Monteponi Iglesias, si trattava di Loddo, anticipato all'ultimo istante, per cui nuova azione che è sfumata. Nel frattempo trascorrono i minuti, mancano ancora però 10 minuti allo scadere, sempre 4-0 il vantaggio dei rossoblù, che ovviamente con questi tre punti mantengono, se dovesse vincere anche il Guspini quest'oggi, manterrebbero inalterata la posizione in classifica, 3 punti di vantaggio con il primato per la Montepone Iglesias proprio sulla formazione del Guspini, che insegue a ridosso, mentre per quanto riguarda il Porto Scuso ovviamente rimane fermo con 17 punti. Attenzione adesso al tiro da lunga distanza, il pallone che si perde direttamente a fondo campo, ci ha provato ancora il Porto Scuso da lunga distanza con Santoni, la palla è terminata un metro sulla destra del portiere Rubbiani. Dicevo, Porto Scuso che deve cercare assolutamente di giocarsi il tutto per tutto nelle prossime partite. Sin a partire dalla gara che dovrà disputare fra 2 settimane, quando affronterà la formazione del Cus Cagliari in casa, mentre la Montepone Iglesias se la vedrà contro il Senor B, formazione che certamente sta disputando un gran bel campionato, per cui una partita insidiosa per la Montepone Iglesias, partita che naturalmente seguiremo sempre sui nostri teleschermi di telesardegnanetwork.com, sul web e nel mondo, gare che potete seguire anche attraverso la Smart TV entrando su YouTube, partite che si possono assolutamente vedere sul televisore di nuova generazione. Riparte ancora la Montepone Iglesias con il controllo ad opera del numero 10, anzi si trattava di Ferraro, chiedo scusa, adesso veramente c'è un po' di confusione anche a centrocampo con il rilancio sulla corsia di destra, nuovo tentativo, ci prova adesso con questa nuova incursione il Porto Scuso sulla corsia di destra, il tentativo però fallisce. Vediamo se c'è il calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato del giocatore in maglia blu che tentava lo scatto sulla destra, la palla è terminata a bordo campo, nulla di fatto. Nuova rimessa dalla piccola area del portiere con Rubbiani, che serve esattamente Granella, appoggia la sfera al solito Fabio Cao che tocca ogni pallone nelle azioni della Montepone Iglesias.
Ancora questo lancio in profondità, indirizzato il pallone stesso verso Congia, poi è Ferraro che con questo esterno destro mette in movimento Cau, avanza con Giacomo Sanna, attenzione all'incursione di Loddo, anzi no, si trattava, non era Loddo, ma si trattava probabilmente di Congia che è finito a terra, ma non c'è fallo. La rimessa è ancora per il rossoblu di Iglesias con Loddo, assegna il pallone a Cau. Grandissima la giocata di Giacomo Sanna, tenta il tiro a lunga distanza, poi il pallone viene smorzato, però avete visto che gran movimento da parte del bomber della Montepone Iglesias, grandissimo movimento, ha fatto fuori il suo diretto avversario, ha scagliato subito il tiro, la palla leggermente deviata dal corpo di un avversario, smorzato, è terminato blando sulle braccia del portiere. Veramente fa vedere di che pasta è fatto il numero 11 dell'Iglesias. Adesso la rimessa laterale in favore della Montepone quando ormai mancano 6 minuti salvo recupero allo scadere, con il punteggio sempre fermo sul 4-0, ma Montepone Iglesias che ci prova a arrotondare ulteriormente il risultato. Da destra a sinistra il pallone è affidato a Loddo, sbaglia però l'appoggio a Loddo, intervengono i giocatori del Porto Scuso a liberare questa azione offensiva, ma la pressione ancora di Loddo, grande numero, finisce a terra, c'è il calcio di punizione assegnato in favore della Montepone Iglesias con Danilo Loddo, ex del Carbonia, che si sta facendo vedere molto bene anche in questo campionato con la maglia della Montepone Iglesias, cresciuto notevolmente sotto il profilo mentale in questi ultimi anni. Insegue il pallone Fabio Cau, non riesce a raggiungerlo, ma ancora Loddo, un batti e ribatti sulla tre quarti campo del Porto Scuso che poi si allunga con Fois, serve il suo compagno di squadra a centrocampo, l'apertura laterale sulla destra, buona questa incursione della formazione di Caria, parte il tiro cross, la parata a terra di Rubiani, sempre molto attento il portiere di Carbonia che gioca però nella formazione iglesiente, ha rimesso il pallone in gioco verso Fabio Cau. Ancora la triangolazione nella tre quarti campo per i giocatori di Corsini che pian piano chiaramente si avvicinano alla vittoria, mancano 4 minuti scarsi al mio cronometro, salvo recupero. Avanza adesso il Porto Scuso sulla fascia centrale del campo, all'interno del cerchio di centrocampo, poi allargano il gioco sulla destra, sempre Pinna, l'appoggio al suo compagno di squadra sulla corsia di destra, esattamente Maccioni. Poi sbagliano l'appoggio e quindi consentono a Giacomo Sanna ancora la nuova incursione in piena area, guadagna sullo scatto il calcio d'angolo. Sempre veramente minacciose le incursioni di Giacomo Sanna sulle due fasce, giocatore che si muove tantissimo e crea scompiglio nelle difese avversario. Adesso è Ferraro dalla bandierina sulla corsia di sinistra, pronto alla battuta lunga, parte lo spiovente in aria, attenzione perché liberano come possono i giocatori del Porto Scuso, ancora lo stop perfetto di Cau, assegna il pallone poi sulla fascia sinistra verso ancora Ferraro che poi cerca il dribbling, viene fermato bene però dal suo diretto avversario, nuovo fallo laterale probabilmente in favore dell'Iglesias che deve rimettere il pallone in gioco in questo finale di partita. Mancano 3 minuti e mezzo al 90esimo con Danilo Loddo vicino alla bandierina che delimita il rettangolo di gioco. Assegna il pallone ancora Giacomo Sanna, tentativo di dribbling, ancora Danilo Loddo, cerca la percussione in aria, apre il pallone a Ferraro, ancora questo gran tiro, la palla che viene però ribattuta dai giocatori difensori centrali del Porto Scuso che allontanano questo pallone in profondità all'altezza della fascia mediana, il pallone stesso si perde direttamente in out, nuova rimessa laterale assegnata alla Montepone Iglesias, ormai veramente padrona assoluta del campo, ma veramente ha fatto la partita con il Porto Scuso che ci ha provato ad ostacolare la capolista, ma ovviamente non era semplice quest'oggi. Buono ancora il controllo di Puddu, si libera i due avversari, avanza Puddu, serve ancora sulla fascia sinistra tentativo di appoggio a Giacomo Sanna ad opera di Loddo, poi un grande numero, grandissimo numero di Fabio Cau, appoggia il pallone a Ferraro, ancora Cau in possesso della sfera, giganteggia adesso a centrocampo
il giocatore con la maglia numero 8 di Iglesias. Avanza Ferraro, il controllo è di Foti, l'apertura dalla parte opposta, adesso controllano il pallone i giocatori di Corsini che comunque non si fermano mai, sempre in movimento, ancora Cau, veramente un organico completo quello di mister Corsini, che sta facendo un grande lavoro alla Montepone Iglesias. Adesso la partenza sul lato destro, attenzione alla percussione, parte il traversone, colpo di testa, la parata del portiere, bellissima l'azione, spettacolare devo dirlo in questa circostanza, con il colpo di testa finale un po' troppo debole, comunque buona l'esecuzione dell'azione da parte della Montepone Iglesias, che si rende sempre insidiosa, cerca gli schemi d'attacco e fa bene. Ancora questa nuova azione nel finale di partita. Manca 1 minuto e 30 secondi allo scadere con il vantaggio di 4-0 dei giocatori iglesienti. Fermati ancora una volta a ridosso della tre quarti campo del Porto Scuso, che cerca nuovamente di venire avanti. Subito pressata la formazione di Caria. Questa volta non c'è fallo, dice l'arbitro. Lascia proseguire sulla sinistra l'incursione di Curridori. Ci provano ancora fino al termine, magari a realizzare un gol della bandiera. E quindi sempre Montepone Iglesias che a sua volta riparte di rimessa, attenzione alla penetrazione ancora di Giacomo Sanna, ma si è alzata chiaramente una posizione irregolare, si è alzata la bandierina del collaboratore del signor Giordano Secchi, posizione al di là dei difensori del Porto Scuso, e quindi giustamente fermato il gioco per assegnare questo calcio di punizione. Porto Scuso nuovamente nella metà campo avversaria, il controllo di Maccioni. Ancora lo scambio tra i giocatori del Porto Scuso, il pallone viene appoggiato all'indietro, questo lancio in avanti per vie verticali nel tentativo di mettere in movimento Madeddu, che però è stato anticipato, e quindi ancora è Foti in posizione arretrata, cerca il lancio in avanti nel tentativo di mettere in movimento il compagno di squadra, non è riuscito nell'intento. In questo fine di partita si affaccia ancora il Porto Scuso nella metà campo avversaria, forse una delle ultime azioni della partita, con Fabio Cau però che spezza l'azione del Porto Scuso e fa ripartire da destra a sinistra ancora una volta la propria squadra. Avanza la Montepone, attenzione con Danilo Loddo che si mangia tu per tu del portiere un gol, ha calciato troppo sul portiere in uscita, ha avuto la possibilità di arrotondare ulteriormente il risultato con Danilo Loddo tutto solo davanti a Salis, ha scagliato il tiro direttamente sul portiere, poteva forse anche cercare il dribbling ed insaccare a porta ormai sguarnita. Rimane fermo il risultato 4-0 quando siamo già 60 secondi oltre il 90esimo, siamo in pieno recupero con la nuova rimessa dall'out sinistro in favore del Porto Scuso, al quale comunque dobbiamo fare un applauso per l'impegno. Nonostante tutto, insomma, 4-0 il risultato, ha giocato con 10 uomini sul rettangolo di gioco contro la capolista. Attenzione ancora Giacomo Sanna, gran movimento, è l'ultimo tocco in calcio d'angolo, e però è di Carrus che spedisce direttamente in angolo. Vediamo se l'arbitro concede ancora questo, la battuta dell'angolo. Siamo veramente nelle ultimissime battute della partita sull'out sinistro. Ultima, forse ultima azione con Ferraro sul pallone, l'appoggio al numero 3 della Montepone con Puddu che effettua questo lancio in piena area, il pallone viene allontanato, intercettato ancora da Cau, insiste ancora la formazione di Corsini in questo finale partita, l'appoggio nuovamente all'indietro e proprio in questo momento il triplice fischio finale con la vittoria della Montepone Iglesias per 4-0. Veramente una Montepone Iglesias Corsara che anche quest'oggi nel derby del Sulcis, dopo la vittoria contro il Gonnesa di domenica scorsa, ha realizzato il poker, 4-0 il finale della partita, con gli applausi del pubblico di casa naturalmente. Ricordando i marcatori, al sesto minuto è stato Marco Foti a sbloccare il risultato su calcio di rigore, il raddoppio al 42esimo sempre nel corso del primo tempo con un'azione personale straordinaria di Giacomo Sanna, ha battuto
per la seconda volta il portiere Salis, esattamente il suo compagno di squadra Alessio Meloni, e poi al 18° minuto Giacomo Sanna con un tiro diretto su calcio piazzato ha realizzato il gol del 3-0 ed ha fissato il risultato al 75°. Ancora lo stesso Giacomo Sanna con una deviazione finale di Carrus, ma vorrei assegnare il gol proprio al giocatore con la maglia numero 11 della Montepone Iglesias, che così ha realizzato la sua doppietta personale. L'appuntamento è per fra 15 giorni con telesardegnanetwork.com con la partita della Montepone Iglesias impegnata a Senor B. SGE Tendaggi e Divani e CSNC in via Carboni a 27 a Villa Massargia, produzioni di divani su misura, tappezzeria, pergole, nautica e di tendaggi classici e moderni, doppie tende, mantovane, drappeggi, tende oscuranti, poltrone e sedie, inoltre assortimento di complimenti per letti, reti, materassi, trapunte e copriletti, testate moderne e classiche. Alla SGE Tendaggi troverete un vasto assortimento per esterni di tende da sole, gazebi e tende tecniche, esperienza, professionalità e assistenza al vostro servizio con preventivi gratuiti. FAP, società cooperativa ARL, via Gramsci 255 Carbonia, azienda specializzata iscritta all'albo gestori ambientali nelle categorie 10A, 10B, 9C, 8D, 5E, 4F, oltre al SOA OG 12 classe terza, certificata ISO 9001. La FAP, società cooperativa ARL, garantisce massima affidabilità nei settori tecnici operativi per la gestione delle attività di bonifica ordinaria e per interventi straordinari. Il servizio di pronto intervento garantisce un'immediata azione nell'arco delle 24-48 ore successive al vostro contatto. I nostri tecnici sono sempre disponibili a sopralluoghi in tempo reale nel formulare, senza oneri per aziende e privati, preventivi per la realizzazione di qualsiasi intervento, fra i quali bonifiche di amianto compatto, di siti in presenza di amianto friabile, messa in sicurezza permanente di aree inquinate, recuperi ambientali, smaltimento di rifiuti speciali e trasporto merci pericolose. La FAP, società cooperativa RL, esegue lavori per aziende pubbliche e private in tutta l'isola, fra le quali Abbanoa, Agris, Igea, Area, consorzi di bonifica, Enel e collaborazioni professionali presso tutti i comuni della Sardegna. L'azienda si avvale di personale specializzato, iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese per la gestione dei rifiuti, specificatamente alle categorie 5F e 10B e C, ai sensi dell'articolo 12,6 del decreto ministeriale 406 del 98. FAP, società cooperativa ARL, via Gramsci 255 Carbonia, telefono 0781 67 06 99. Tecnologie Automazioni SAS, via Nazionale Carbonia, costruzioni edili, civili e industriali per l'intera Sardegna, impianti elettrici, di condizionamento, idrici, impianti antincendio, ristrutturazioni edili e industriali, azienda certificata ISO 9001, titolata SOA, categoria OG1, OG6, OG11, in attesa di OG2 ristrutturazione, oltre a OS28 e OS30. Lavori d'appalto in corso presso comuni, province e privati e rapporti commerciali con Igea, ASL e Regione Sardegna. Esperienze significative maturate negli anni con aziende pubbliche e private quali Pittarello, Corte del Sole per l'impiantistica, Hotel Regina Margherita, Multisala Cine World Iglesias, Ostello della Gioventù Carbonia, Campi Calcetto in erba sintetica dell'Istituto Ippia di Carbonia, oltre Campi Ceramica di Iglesias, Ristrutturazione Interna, Ospedale Città di Quartu, Sistemi di Pompaggio, Diga Montebrano e Simbirizzi ed esecuzione lavori presso il parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia di Cagliari. Tecnologia Automazioni SAS, via Nazionale 09013 Carbonia, telefono 0781 62 420.